Svolta nel caso Paganelli, arrestato il vicino di casa. Il caso di Pierina Paganelli ha raggiunto una svolta decisiva. La polizia ha arrestato Luis da Silva, un senegalese di 35 anni vicino di casa della vittima, considerato l'unico sospettato per l'omicidio. La notte del 3 ottobre, Pierina è stata assassinata con 29 coltellate. Il corpo è stato scoperto la mattina successiva dalla nuora, Manuela Bianchi, che si è poi rivelata essere l'amante di da Silva. La donna verrà ascoltata dal sostituto procuratore, Daniele Paci, in qualità di persona informata sui fatti. Da Silva è stato interrogato insieme a sua moglie, Valeria Bartolucci, che sostiene di rappresentare il suo alibi. Secondo Bartolucci, quella sera il marito era rimasto sul divano a guardare la televisione mentre lei dormiva in camera da letto. Da Silva è ora accusato di omicidio volontario pluriaggravato, con l'aggravante dei futili motivi e della crudeltà. Pierina, ex infermiera, era rientrata a casa intorno alle 22 del 3 ottobre dopo un incontro di preghiera con i testimoni di Geova. Dopo aver parcheggiato l'auto nel garage, è stata avvicinata dal suo assassino che l'ha colpita ripetutamente, come registrato da una telecamera di sorveglianza. La povera donna ha avuto solo il tempo di urlare 7 volte prima di crollare senza vita. Il corpo è stato ritrovato la mattina seguente dalla nuora Manuela, che inizialmente non aveva riconosciuto il cadavere sul quale il killer aveva tentato di inscenare una violenza sessuale. Le indagini si sono subito concentrate sui residenti del condominio, in particolare su Manuela Bianchi, Luis da Silva e sua moglie Valeria Bartolucci, un tempo amica di Manuela. Una storia parallela vede coinvolto anche Giuliano Saponi, figlio della vittima, che mesi prima era stato vittima di un misterioso incidente stradale finito in coma. L'arresto di da Silva rappresenta una svolta cruciale. Secondo la procura di Rimini, da Silva avrebbe ucciso Pierina per paura che la donna scoprisse la sua relazione con Manuela. La relazione è stata ricostruita grazie a numerose intercettazioni, sia prima che dopo l'omicidio, dichiara la procura. A inchiodare da Silva sono state le incongruenze tra il suo alibi e le immagini di una videocamera di sicurezza. Una registrazione mostra una figura scura dirigersi verso il portone del civico 31 poco dopo le 22. Da Silva aveva dichiarato di essere rimasto a casa dalle 20 del 3 ottobre fino al mattino successivo, ma la prova video lo smentisce, portando alla sua incriminazione. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.